tutti ragazzi, qui Simone Bolviranti e 3, 2, 1, qua chi c'è? A tutti. Benissimo, adesso noi giocheremo a FIFA 19 ragazzi, dai subito! Giochiamo, io scelgo l'Inter contro Spal, faremo così, dopo faremo così, benissimo ragazzi! Ok, abbiamo allenamento, ma secondo me a nessuno importa. Aspettiamo l'allenamento. Perché chi se ne frega dell'allenamento. Wow! Questo è il grande Ronaldo veramente. Allora, vedo Ronaldo. Ragazzi, io non vi ho detto che è una Champions. Un saluto da me e da Stefano Nava. Non è che dire chi è, basta guardarsi intorno per capire l'importanza. Aspetta, ma che... Allora, io vorrei fare così. Faccio così, dopo così. Perfetto. Vado così. Impostazione. Anziché predefinita, io lavorerei dinamica. Questo match è senza dubbio la partita dell'anno. Sfida tutta la seguire quella di oggi tra Inter e Spal. Io mi sono confuso, ecco, in una maniera tra rosso. Ha scelto di schierare una sola punta di ruolo supportata da due esterni in spinta sulle fasce. Ma perché non mi corre sto coso? In grado di garantire anche una certa copertura in mezzo al campo in fase di non possesso. Non mi corre! Ecco la formazione della Spal. Perché non mi corre? In fase di ripiegamento ovviamente se si abbassano gli esterni centrocampo. Non a caso. Non mi corre. Perché così non ha senso se non mi corre. Perfetto ragazzi, sono pronto, Massimo e anche. Possiamo andare, dai. Sulle fasce in grado di dare un buon contributo sia in fase di spinta sia quando si tratta di difendere. Paloschi. Occhio oggi alla prestazione di Perisic, giocatore delle qualità straordinarie. Se sta bene, se ha voglia di correre e lottare, può fare certamente la differenza. Lo ha già dimostrato ampiamente in passato, sia con la maglia del club che con quella della Croazia. Brozovic. Intercettano bene il pallone. Quello che non mi sta piacendo adesso oggi. Mi si frisce il mio. Sarà corner. Ragazzi, il primo tiro in porta a 15 minuti. Una partita strana. Ma io non ho capito qual è il risultato, perché sembrava una bambola? Corre battuta in mezzo. La difesa la meglio a lottare. Che in sembrava una bambola? Perché? Io mi sto confondendo anche con i colori. Perché io di solito sono in rosso, quindi... Io prima mi ero confuso che era la Spal. Anche adesso pensavo che l'Inter invece è lui. Ecco, guardate. Ma che fa? Forse mi hanno sbagliato, ha cambiato i tasti. Io? Ovvio! Ovvio che sei alternativo! Per chi? Tu ti sei preso il mio posto di alternativo. Quindi cioè... Quindi a questo punto tu sei classico. Ok. Ragazzi, mi ha fatto sbagliare una cosa clamorosa. È venuto cerchio. Te ne sei andato. Vabbè. Ragazzi, è lui stato a volere. Ci siamo dunque, la partita più importante della stagione. Si assegna il trofeo più prestigioso. Chi vince stasera diventa campione. Nessuno, nessuno. Lo c'è spazio per un solo vincitore. Qualità. Comunque vada, entrambe possono ritenersi soddisfatte per quello che hanno fatto vedere finora.
io questo deficiente di qualità non lo farò uscire. Perché invece questo è deficiente di Politano. Brozovic. Inter che spinge a caccia del gol. C'è spazio per andare. No, non ho visto il punto se di nuovo con i colori. Politano, Politano, ma quanto è scecco sto Politano? Grande riflesso del portiere su questo colpo di testa. Hai dato un gol sicuro. Fallo laterale per la spalla. Non ce la faccio, perché... Sto giocando male, ragazzi, male. Ma io sto giocando male. In un prossimo video voglio, io voglio scritto nei commenti hashtag Orazio Imbroglia. A questo punto qua ci vuole un hashtag ora, appunto, partita buona, niente, ma qua ci vuole un hashtag. No, vabbè, mamma mia. Poi voi rivedete i video di Joseph, che poi gli mettete Joseph Imbroglia. Non ha senso che gli mettete Joseph Imbroglia. Mettetevi Orazio Imbroglia a questo punto, no? A me. Allora, Mistolini non mi... Mamma mia. Cosa? Ripeto. Cosa? 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 No, a questo punto no, non si può fare. Vabbè. Vabbè. Sto perdendo tempo. Ecco gli Stiroli. No, 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 no! Aperto del portiere che va in presa. Bello, bello! Si ripartirà con il corner. Del pubblico, occhio al tiro della bandierina. Buono, no, picchino da mazzi, credina! Mamma mia, che sciame stavo facendo! Ma che cavolo da mazzi, credo! Il quarto uomo segnala due di doppio di Andrew. È uscito il portiere? No, 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 perché ho fatto ste cavolo! No! Allora, è finito il primo tempo e finisce il video. Devo segnare se vogliono portarsi a casa la coppa, da capire con quale atteggiamento sceglieranno in campo dopo l'intervallo. Che parlano fra di loro. A questo punto devono essere a favore mio, sono vestiti di nerazzurro, ok? Vai, vai, vai. Ok, ragazzi, in questo video è tutto. Penso. Volete... Aspetta, ma se siete in live, se voi siete in live e già state guardando questo video in live, scrivetevi subito, no, vogliamo anche il secondo tempo a questo punto, no? Vabbè, ci lanciamo subito, secondo tempo, velocissimo, forse vi faccio una metà del secondo tempo. Vabbè, andiamo. Inizia dunque la ripresa di questa finale. Perché io non ci sono? Per fare una sostituzione. Mamma mia, guardate cosa ha preso. Ma a te le faccio fare sostituzioni. Ricordatelo. Allora, sapete che FIFA 19 è arrivato anche su PlayStation 4? Perfetto, che andrà, ma non ce l'ho. Facendo la Martinez. Allora, sapete che già anche è arrivato anche su PS4 FIFA 19? Quindi mi sono comprata la PS4 e ho avuto questo gioco. Poi se volete anche dei video su Spider-Man e su Dragon Ball me lo fate sapere. E io no, 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 no. Mamma mia. Ragazzi, sembra la partita con l'Atalanta di domenica. Lo sto spremendo fino alla fine. Io non lo voglio nemmeno sapere, che poi abbiamo perso 4-1. Non lo voglio nemmeno sapere, nemmeno sentire questo Atalanta Inter. Perché noi abbiamo giocato da schifo, questo è anche vero. Oh, vedi, ma vedi qua! Ferma, ma non controlla! Ma io ti sto facendo i pazzi! Abito!
Bravo. Ma è caduto solo! Ragazzi, è caduto solo! Solo, qua c'è la mamma che entrava, ha bussato la porta. E se ne sta fregando che sto facendo anche il video, una cosa pazzesca. Va bene. Questo video lei non lo sa che va a finire su YouTube, ma lo saprà quando lo vedrà. Su YouTube. Vabbè ragazzi! Ale! Ha colpito davvero male la palla, che è terminata lontanissima dai pali della porta. Avete capito? Ragazzi, sto giocando male. Stai giocando male. No, no, non mi spegnere! Non mi spegnere! Non mi spegnere! Non mi spegnere! No, arbitro! Bella, espulsione, ci voleva, ragazzi, ci voleva. È falloso. Arbitro, io ti giuro. Guarda, io smetto di giocare. Lancio il controller, smetto di giocare. Sto giocando in 10, ragazzi! La legge bene, il controller, contrario! Ok, ok, a questo punto... No! Non ha giocato male per i 45 minuti, ma il simpatico... Ma chi Perisic? Ma perché voi mi interessa soltanto di Perisic? Vorrei sapere. E non mi interessa di la mitica! Oh Mauro! Oh Mauro! Oh Mauro! No, no, mi si farà! In qualunque caso, se la prendeva o non la prendeva, era fuori. No! No, 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 sono troppo falloso! Fortuna che non mi ha munito. Attenzione! Olè! Vagnanovic! Andianovic, lo chiamo. Dai, dai! Ottima lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Deve aver accusato il colpo, l'arbitro ovviamente ferma il gioco per verificare le cose. Ammazzato, ragazzi, mi ha ammazzato. Magari soltanto una botta. Un fallo brutto. Mi sta ammazzando. Lazzari. Lazzari. Ma questo mondo io, porca vale, posso lì a Samoa, ma non lo posso sostituire. Vabbè ragazzi, lo so che non lo potevo sostituire. Era... E che sta facendo? Come ci vuole? Come si fa qua? Vabbè ragazzi, in questo video è tutto e... Se magari lui aveva più tempo per fare sta cavolo di sostituzione, alla prossima, ciao! Ciao! Non saluti, che cavolo? Ciao! Non si vede! La telecamera là è! Ciao! Ciao! Alla prossima, ciao!